Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Il Risparmio e bentornati in un nuovo video. Quest'oggi, come dice la nostra grafica, andiamo a guardare le aziende che ho aggiunto per il 2021. Sono 6, 3 sono dei REITs e 3 sono delle aziende nel mio portafoglio azionari, entrambi degli orogrammi di Trading 212. Prima di iniziare vi volevo ricordare che io non sono un consulente finanziario e questi non sono consigli finanziari, altrimenti poi chissà cosa pensa la gente. Inoltre volevo ricordare che in qualunque momento della vostra vita potete andare a visitarmi sul mio sito internet www.risparmioinvesto.com, su Instagram io_risparmio e qui dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì dei video nuovi e ogni giovedì tante live alternate, buonanotte mercati e poi anche la nuova serie Rizza le orecchie in cui andiamo a prendere in considerazione i Riz. Bene, allora prima di continuare, di cosa andiamo a parlare quest'oggi? 6 aziende in totale, ho aggiunto 6 aziende nel portafoglio, 3 come dicevo prima sono REITs e 3 invece sono delle aziende normali, se si così può dire, ma un po' diverse dal solito. Non sono le classiche aziende conosciute, credo che tutti quanti noi le conosciamo, ma non tutti le hanno mai prese in considerazione come possibili investimenti, almeno questa è la mia idea, perché non vedo mai nessuno che le analizza, non vedo mai nessuno che ne parla, per cui in ogni caso partiamo subito con i REITs, così vi tengo un po' sulle spine. Il primo REIT di cui andiamo a parlare è Iron Mountain e questo è un REIT molto famoso negli Stati Uniti d'America, si occupa, è un leader diciamo dello storage e dell'information management service. Cosa significa? Che loro hanno delle costruzioni in cui vanno a tenere archivi oppure comunque delle documentazioni per conto di aziende esterne, soprattutto molte volte si tratta di soggetti che sono magari dei soggetti politici o dei soggetti istituzionali e per cui hanno una certa responsabilità, però non si tratta solo di questo. 225.000 sono le organizzazioni intorno al mondo che si fidano di Iron Mountain e hanno 90 milioni di square feet, per cui di piedi quadri, in circa 1450 costruzioni in 50 nazioni diverse. Per cui questo è un business molto particolare, molto settoriale, perché l'archiviazione non è un business molto seguito e qualcuno potrebbe storcere il naso dicendo che si va sempre di più verso la digitalizzazione dei documenti importanti, ma bisogna tenere presente che molte delle società o comunque soprattutto le istituzioni tengono ancora molto al cartaceo e in ogni caso l'azienda sta cercando qui di provvedere anche a dei nuovi settori, per cui record, secure record storage, information management e digital transformation, per cui stanno comunque convertendo il loro business in maniera tale da prendere due piccioni con una fava. Andiamo un attimino a guardare un po' meglio l'azienda. Il prezzo prima di tutto, questa azienda è un REIT da dividendo secondo me, anche se per quanto mi riguarda dopo queste battute d'arresto iniziali può andare a crescere il prezzo un po' meglio nel futuro, si vede che comunque ha sempre avuto un trend crescente e solo recentemente dal 2017 ha incontrato un po' questo trend decrescente, ma proprio per il motivo della digitalizzazione dei documenti, ma come dicevo prima andando un po' a convertire parte del loro business e prendendo un po' più ampiamente ad ampio spettro il business, ci sono delle forti prospettive di crescita. La valutazione proprio per questo motivo e anche per la crisi pandemica è molto sottovalutata, è un'azienda che secondo me ha delle forti prospettive di crescita e per quanto riguarda la sua volatilità di mercato è molto bassa, un beta di 0,82 con i dividendi che sono molto succosi, appunto un REIT che ho inserito proprio per questo, nei 5 anni è andato un 63%, più o meno un 12% anno. Crescita futura, in termini di earnings un 43%, in termini di fatturato un 3,4%, comunque non si tratta di un business, non so, non è Microsoft, non è Apple ovviamente. Financial Health è un'azienda che sta con una certa salute finanziaria, 12 miliardi e mezzo di asset, quasi 14 se si tengono in considerazione quelli di breve termine, 12 più o meno il debito, per cui il debito di per sé, il debito rispetto a quello che sono gli asset è molto alto, probabilmente si tratta appunto di diverse tipologie di debito, il debito reale sono 8 miliardi, però se guardiamo fra long term asset, physical asset e i receivable andiamo comunque a sopraffare il debito, un dividendo che al momento è quasi al 9%, un'azienda solidissima usata moltissimo per il comparto dividendo negli Stati Uniti d'America, ovviamente non andrò a protendere per un 30% di questa azienda in portafoglio, però comunque mi sembra un'ottima azienda per quanto mi riguarda. Andiamo a vedere la seconda azienda, Gladstone Commercial, l'avevo un po' in watchlist
e la volevo aggiungere da parecchio, alla fine l'ho fatto. Di cosa si occupa Gladstone Commercial? È un real investment trust, per cui è un REIT come sempre, che si focalizza a comprare, a possedere e anche ad operare dei listi industriali oppure delle proprietà come uffici. Includendo i pagamenti fino al settembre 2020, Gladstone Commercial ha pagato 189 consecutivi mesi in cash distribuzione, per cui di dividendo, nei suoi stock, nel suo common stock. L'azienda ha 53 mesi consecutivi di gas distribution nei suoi stock di serie D, preferred stock sono un argomento di cui andremo a parlare quando andiamo a approfondire anche la dinamica teorica dei REITs. Comunque ha diverse tipologie di stock. Prezzo: per quanto riguarda il prezzo, l'azienda, anche questa è un'azienda che è un po' da dividendo. È un prezzo che, a parte le crisi come ha avuto nel 2008 e adesso quella pandemica, ha una forchetta che va dai 20 dollari a un minimo di 15 più o meno, poi qua già un minimo, però diciamo fra i 18 e i 20, fra i 15 e i 20 è la forchetta. E questo permette di avere, a parte appunto le problematiche pandemiche, ma quando mai accadrà una pandemia, di poter contare su un dividendo che è più o meno costante, su un prezzo che non flutta così tanto, sta nella media di mercato. In termini di rendimento, inclusi i dividendi, abbiamo quasi un 100% in 5 anni, per cui un 20% anno per un REIT non è niente male. Una valutazione, anche in questo caso, azienda colpita molto fortemente dalla crisi pandemica, azienda fortemente sottovalutata. In termini di crescita futura, appunto, alla ripresa si aspetta quasi un 79% di crescita in termini di earnings, un 2.7% in termini di fatturato. Ovviamente molte aziende potrebbero puntare al telelavoro, ma comunque quello che sono gli uffici sarà comunque una parte preponderante delle nostre vite, almeno per noi, o almeno per la mia generazione. Salute finanziaria: asset a lungo termine di quasi un miliardo di dollari, con debiti che sono intorno ai 700. Anche qui il debit equity ratio è molto particolare, non c'è cash, questa è forse l'unica nota negativa. Però se si guarda i physical asset, i receivable e i long term asset comparati appunto con quelli sono i debiti, si può vedere che sono ben coperti. Parliamo di dividendo, in questo caso un 8.40, anche questa, come dicevo prima, è un'azienda che ho preso da dividendo per alzare quello che è il dividendo medio, perché ovviamente le aziende che hanno più una propensione a crescere, le aziende growth, mi danno dei dividendi più bassi, ma magari anche una crescita in termini di capitale, appunto di valore delle azioni, mentre queste che sono solo dei dividendo devo comunque tenerle in considerazione per alzare quel dividend yield. Passiamo alla terza azienda, anche questa l'ho presa porto particolare su Lime inglese, Secure Income REIT, per cui non è a doppia tassazione sul mercato inglese. AIM, quello piccolo, meno capitalizzato. Di cosa si occupa di Secure Income REIT? È uno REIT specialistico nel Regno Unito, ha circa quasi 2 miliardi di portfolio in termini di proprietà, con un net asset di 1.25 miliardi di pound e 220 milioni di uncommitted cash, per cui cash che hanno a disposizione per comprare qualcos'altro. Ha delle proprietà particolari, io sono andato a guardarle, ovviamente queste sono una presentazione dei miei investimenti, poi per chi fosse interessato posso andare a approfondire di più le aziende, però anche io ho vissuto a Manchester, la Manchester Evening Arena, che è diciamo un'arena in cui andavo a guardare i concerti quando vivevo lì, ma anche altre proprietà piuttosto importanti in termini di prodotti diciamo commerciali, all'uso commerciale. Share price: ovviamente è un'azienda piccolina, per cui non si può aspettare chissà cosa, ma comunque è un'azienda che era in forte crescita e che è stata colpita fortemente dalla pandemia, che l'ha portato a dei livelli di prezzo. Adesso si trova intorno ai 3 pound, per cui a livelli di prezzo del settembre 2016, ma il suo minimo è andato a scendere praticamente ai termini delle quotazioni originarie, per cui ha delle forti propensioni alla crescita. Secondo me potrebbe raddoppiare o comunque dare un buon 50-100% di capital gain, oltre al proprio dividendo. Quotazione ovviamente, come si è visto anche dal grafico, fortemente sottovalutata, una volatilità bassissima. Nei 5 anni insieme al dividendo ha dato un 38%, però abbiamo visto quanto è calato il prezzo. Secondo me le prospettive sono molto più ampie. Crescita futura: quasi un 115% in termini di crescita di earnings e in termini di fatturato quasi un 11% anno, niente male. Salute finanziaria:
Beh, qua non c'è bisogno neanche che lo faccio vedere, quasi 2 miliardi e 3 di asset contro meno di 1 miliardo di debito, e infatti si è visto che qui nel 2018 è avvenuto lo switch fra il debito e gli asset che si posseggono, e l'azienda è andata un po' a diversificare talmente bene il proprio business da superare il debito con i propri asset. Vediamo se ha cash, un pochettino ce l'ha anche, dividendo in questo caso 5,38%, ma a singola tassazione quella del nostro paese, perché l'azienda è quotata all'AIM di Londra, per cui non c'è una tassazione all'origine sui dividendi. Ok, adesso passiamo alle aziende. E qui London Stock Exchange, ragazzi, il mercato borsistico, così come molti altri mercati borsistici, sono quotati in borsa, e il London Stock Exchange è quotato in borsa. Per cui non devo neanche presentare di cosa si occupa questa azienda, di cosa va a fornire, però comunque offre delle piattaforme per lo scambio dei prodotti finanziari sulla sua borsa, per cui il fatto di scambiare commodities, valute, azionario e tutto quello che ne consegue. Qui ancora riporta Italia, però ovviamente Italia non c'è più, perché è stata comprata da Euronext, che possiede il mercato di Parigi e quello di Amsterdam. Si occupa anche della contrattazione dei derivati, dei future e così via. Quindi tutto quello che facciamo durante il giorno sul mercato di Londra passa da loro. Il prezzo al momento, lo faccio vedere qui, è partito ed è skyrocketing, come dicono in inglese, sta volando verso l'alto. È una valutazione che però, se andiamo a guardare, è fortemente sopravvalutata. E infatti le aggiunte che ho fatto a questa, come le altre due aziende, in cui andiamo a parlare dopo, sono piccolissime. E vado a incrementare con l'andare del tempo, in maniera che, diciamo, non so, se ci ho messo 50 euro oggi, domani quando andrà ad intracciare ci metterò 80, quando andrà ad intracciare ci metterò 150 e così via, in modo da andare a creare un prezzo medio di carico che sia il più conveniente possibile per me. In termini di volatilità è bassissimo, perché comunque sono, questa come le altre due aziende, sono monopolisti del loro mercato di riferimento. In 5 anni ha comunque dato un 307% quasi di rendimento, inclusi dividendi. Crescita futura di un 13,7% in termini di earnings, e in termini di fatturato un 5,5%. Salute finanziaria, non ci sono asset, diciamo, a lungo termine, perché offrono dei servizi telematici. Qui c'è una parità fra asset e liabilities, che però poi viene un attimino, non è debito vero e proprio, diciamo che sono altre tipologie di debito, non è debito, per cui l'azienda è abbastanza sana. Dividendo piccolissimo, 0,76%, ovviamente queste sono aziende growth che cercano di investire in nuove tecnologie e così via. Non tengo questa azienda nel portafoglio per una questione di dividendo, infatti non sta nel portafoglio di Trading 212 dei REITs, ma in quello azionario. Secondo titolo di cui andiamo a parlare, Nasdaq, anche qui monopolista dei propri servizi. Nasdaq, anche qui non devo presentare di chi si occupa. Qui in realtà è un po' diverso, perché il Nasdaq si occupa prevalentemente del reparto tecnologico degli investimenti, per cui non si vanno a trattare ad esempio le commodities o comunque il forex, si va a trattare tutte quelle tipologie di aziende telematiche sul proprio canale. Dal punto di vista dello share price, secondo me è un po' anche come il London Stock Exchange, è molto sopravvalutata, però anche qui si può vedere che dopo l'enorme calo pandemico ha ripreso la sua salita verso l'alto, una volatilità sotto la media di mercato, un rendimento che su 5 anni insieme al dividendo è il 170%, per cui anche meno di quello che è stato il London Stock Exchange. E io non ho preso il London Stock Exchange con forte posizione adesso, perché con la Brexit ho paura e ho sentito che molte aziende o molti operatori possano lasciare il London Stock Exchange, per cui il prezzo possa rintracciare, però essendo comunque un monopolista del suo settore, successivamente andrò a ricomprare le quote. Qui invece nessuno penso metterà in dubbio che Nasdaq potrebbe o non potrebbe essere più un monopolista, o le aziende possano traslocare su altri mercati, almeno momentaneamente. Valutazione che comunque è vicina al fair value, sicuramente aspetterei per entrare in maniera più preponderante dei prezzi maggiori, però facendo anche qui un pack, un DCA, una cosa che mi interessa pochissimo. Crescita futura 4,5% per quanto riguarda gli earnings, 1,1% in termini di fatturato, ovviamente un'azienda che su quelle aziende quotate, per cui
L'unico modo per poter guadagnare è riuscire a offrire servizi che costino di meno o comunque ad aumentare i propri volumi. È un qualcosa che va tenuto in considerazione. Infatti, la mia esposizione su queste aziende varia fra il London Stock Exchange, il Nasdaq e quella dopo che vedremo a breve, però ovviamente varia proprio per questi determinati motivi. Andiamo a vedere anche la salute finanziaria. Qui invece, dove c'è un po' più di infrastrutture telematiche, abbiamo un po' più di asset, però ovviamente è un'azienda sanissima, anche con un po' di cash. Il debito è tenuto costantemente sotto controllo, il debito vero è veramente poco, 3,6 miliardi comparato ai quasi 13 miliardi di asset, e dà anche un dividendo dell'1,41%, che è più alto di quello che dà London Stock Exchange. Ultima azienda, il nome non dice niente, Intercontinental Exchange, il ticker ICE, ma questo è il NYSE, New York Stock Exchange, o perlomeno l'azienda che è anche proprietaria del New York Stock Exchange. Infatti l'azienda ha diversi stock exchange sparsi per il mondo, che hanno il listing anche in questo caso come il London Stock Exchange di commodity, financial, fixed income, per cui delle obbligazioni, i vari equity market, che sono distribuiti in tanti paesi del mondo. Per cui anche in questo caso si tratta di un monopolista del proprio settore. Rispetto al Nasdaq, il monopolio va anche a offrire diversi asset, non sono solo l'azionario, ma sono anche derivati, commodities, forex e così via. Prezzo del NYSE, anzi di Intercontinental Exchange, anche in questo caso è uno skyrocketing verso l'alto, non si è fermato più mai praticamente, anche qui volatilità molto bassa, un rendimento 155% sui 5 anni, includendo i dividendi, una valutazione che rispetto al Nasdaq è un po' più sopravvalutata, quasi un 30% rispetto al fair value, però comunque, come dicevo, anche in questo caso DCA non mi preoccupa. Crescita futura 9% circa anno in earnings, però in questo caso qui si guarda rispetto alle tre quella che con una prospettiva di crescita di fatturato maggiore, quasi un 8%, proprio perché tratta è più grande rispetto al London Stock Exchange e tratta comunque altri prodotti rispetto al Nasdaq. Salute finanziaria. Gli asset a breve termine quasi coprono quelli i debiti a breve termine, poi ci sono anche degli asset a lungo termine. In questo caso ovviamente la forchetta del debito e dell'equity è minore, però comunque ci sta ancora un po' e c'è un po' di cash. Il debito reale sono 17 miliardi di dollari contro i 125 quasi di asset totali posseduti. In questo caso anche qui un dividendo dell'1,02%, che male non fa alla salute, perché il dividendo a noi ci piace tanto. Allora, queste sono le 6 aziende che ho aggiunto a gennaio e dovrebbero essere le uniche 6 che aggiungo per il 2021. Ovviamente se qualcosa andasse a cambiare ci farò dei video correlati e poi cercherò di andare a approfondire un po' più nel dettaglio le aziende, soprattutto i REITs, perché ovviamente ormai sto cercando di specializzarmi in questo campo. Ovviamente per chi fosse nuovo del canale ricordo che mi potete seguire su www.risparmioinvesto.com, su Instagram io_risparmio o anche qui su questo canale dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì un video nuovo, e giovedì dove la live si va ad alternare tra Buonanotte Mercati, dove si analizzano i mercati finanziari mondiali, e poi anche su REITs all'orecchio, dove andiamo a parlare appunto del mondo REITs, dove sto cercando, come ho detto più volte, di specializzarmi. Bene, siamo arrivati alla fine del video, anche per oggi è tutto, e mi raccomando lascia un pollice in su così l'algoritmo YouTube mi manda un bacino. Se sei nuovo sul canale o se sei di passaggio, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!